I binocoli di Miss Stregona. Elsa era diversa da tutte le altre ragazze della scuola. Non era affatto come loro, non si vestiva come loro e non parlava come loro. E poiché era così diversa, molti dei bambini a scuola non volevano essere suoi amici. Elsa e i suoi genitori venivano da lontano. Quando era piccola, i suoi genitori la portarono in un nuovo paese, perché erano molto poveri e avevano bisogno di trovare lavoro. Elsa non riusciva a ricordare nulla del paese in cui era nata. I suoi genitori le avevano detto che lì la vita era molto dura perché tutti erano poveri. Qui, dicevano, siamo poveri ora, ma tu non sarai povera per sempre. Tu sarai capace di creare qualcosa per te stessa. Elsa spesso si chiedeva cosa sarà stato quel qualcosa. Ogni volta che lo chiedeva ai suoi genitori, rispondevano che quando sarebbe andata a scuola avrebbe imparato cosa sarebbe diventata. Il primo giorno di scuola, la mamma la prese per mano e la accomiò. Elsa aveva paura che non sarebbe piaciuta agli insegnanti e agli altri studenti perché era diversa, ma sapeva che doveva andare a scuola per imparare cosa sarebbe diventata. Quindi camminò coraggiosamente. Arrivata a scuola, Elsa vide che la sua insegnante sarebbe stata Miss Stregona. Non ci volle molto perché notasse che Miss Stregona era diversa da tutte le altre insegnanti. Non aveva il loro aspetto, non si vestiva come loro e non parlava come loro. E forse, proprio perché erano entrambe diverse, Miss Stregona ed Elsa finirono per provare una grande simpatia reciproca. Elsa pensava, è proprio la persona giusta per insegnarmi cosa diventerò. Miss Stregona era davvero molto diversa. Le piaceva indossare vestiti pieni di colori con tanti grandi fiori o pua. Portava sempre brillanti occhiali rossi in sintonia con il rossetto, che sembravano troppo piccoli per la sua faccia. E quando rideva, emetteva un suono che sembrava una gallina che aveva appena fatto l'uovo. Inoltre, era anche un inventore. Almeno una volta al mese, Miss Stregona portava una delle sue invenzioni a scuola per mostrare alla classe cosa aveva creato e come funzionava. Elsa adorava le invenzioni di Miss Stregona. Un giorno, Miss Stregona portò un grande aggeggio metallico che sembrava un tubo con una manovella. Era una piega spaghetti che aveva appena finito di inventare. Classe, disse, avete mai notato com'è difficile buttare gli spaghetti nella pentola per cuocerli? È perché gli spaghetti sono dritti, mentre le pentole sono rotonde. È semplicemente geometria. Con questa mia nuova invenzione potete piegare gli spaghetti in anticipo, senza romperli, e sarà facile metterli nella pentola. Mostrò a tutti come funzionava, e in un minuto gli spaghetti di ben 3 scatole furono piegati e pronti da mettere in pentola. Un altro giorno, Miss Stregona arrivò con un grande aggeggio nero con delle ruote che sembrava essere in parte un polipo e in parte un tosaerba. Era il riordinatore della camera da letto che aveva appena finito di inventare. Classe, disse, avete notato com'è difficile tenere i giocattoli a posto? È perché mettere la camera da letto in ordine richiede un sacco di energia. È semplicemente termodinamica. La mia nuova invenzione riordinerà la vostra camera da letto automaticamente, usando la sua energia invece della vostra. Mostrò loro come funzionava e in un minuto tutti i giochi, i libri e le penne di classe vennero messi al loro posto e tutto tornò in ordine. Un giorno di dicembre, Miss Stregona portò una scatola di cartone e la mise sulla cattedra. Classe, disse, dentro questa scatola c'è la mia migliore invenzione in assoluto. Ci ho lavorato per 3 anni e ieri notte l'ho finalmente completata. Elsa era davvero entusiasta di vedere questa meravigliosa invenzione. Miss Stregona aprì la scatola con attenzione e gentilmente appoggiò la sua invenzione sulla cattedra. Elsa si sentì molto delusa. L'invenzione sembrava solo essere un vecchio paio di binocoli neri.
avete mai notato quanto è difficile sapere cosa diventerete? Chiese Miss Stregona. Poi disse: questa invenzione aiuta le persone a vedere cosa diventeranno. E si mise a ridere emettendo un suono che sembrava una gallina che aveva appena fatto l'uovo. Poi spiegò: le persone non sanno cosa diventeranno perché non guardano abbastanza attentamente o guardano nella direzione sbagliata. È semplicemente metafisica. Questa invenzione emette raggi luminosi, così potete guardare nel vostro cuore per vedere il futuro. Elsa era emozionata perché si rese conto che avrebbe potuto usare questi binocoli magici per scoprire cosa sarebbe diventata. E quando Miss Stregona le chiese se voleva essere la prima a guardare nei binocoli, saltò sulla sedia, corse alla cattedra, prese i binocoli e ci guardò dentro. Quello che vide le fece venire le vertigini. Immagini e colori volavano in circolo come anatre in un uragano. Elsa sbatté i binocoli sulla cattedra e il suo volto sembrava un pisello verde, come qualcuno che ha il mal di mare. «Mi dispiace», disse Miss Stregona. «Ho dimenticato di dirti che devi usare un occhio alla volta. Prova a guardare con il tuo occhio sinistro». Elsa chiuse l'occhio destro e portò i binocoli neri alla faccia. Vide una scena terribile. Vide se stessa all'età di 25 anni. Indossava vecchi vestiti stracciati. Viveva in un povero e grigio appartamento, in una povera e grigia città, e non aveva un lavoro. Vide se stessa mentre cucinava una patata che avrebbe mangiato da sola direttamente dalla pentola, perché non aveva nemmeno un piatto. Non aveva nessun amico perché tutti pensavano che fosse troppo strana e diversa. Elsa si sentì davvero triste. «È terribile», disse. «È questo che diventerò?» «Non esattamente», rispose Miss Stregona. «Questo è quello che tu hai paura di diventare. È il futuro possibile che tu temi. È importante che tu sappia qual è il futuro possibile, così puoi fare tutte le cose che hai bisogno di fare ora per evitare che quel futuro sia vero». Miss Stregona disse a Elsa di guardare di nuovo, ma questa volta con il suo occhio destro. Così Elsa chiuse il suo occhio sinistro e appoggiò i binocoli alla sua faccia. Vide una bellissima scena. Vide se stessa a 25 anni. Era mattina e indossava un meraviglioso vestito con orecchini d'oro e altri gioielli. Viveva nell'appartamento più bello del mondo, con l'arredamento migliore e nella più bella città. Vide se stessa mentre usciva di casa per andare al lavoro e parlava al telefono con la sua migliore amica, che l'aveva chiamata per invitarla fuori a cena per festeggiare il suo compleanno. Tutti i suoi più cari amici stavano arrivando, portando i regali di compleanno più belli. Le volevano molto bene, proprio perché era così diversa da tutti gli altri. «Questo è molto meglio», disse Elsa. «Questo è di sicuro quello che diventerò?» «Beh, non esattamente», disse Miss Stregona. «Questo è quello che tu vuoi diventare. È il futuro possibile che tu speri. È importante che tu sappia qual è il futuro possibile, così ora puoi fare tutto ciò che è necessario per far sì che sia vero». Elsa rispose: «Ma io voglio sapere cosa diventerò, non cosa potrei diventare». «Mi dispiace», disse Miss Stregona, «ma questo è impossibile. Perché tu possa vedere quello che realmente diventerai, i miei binocoli dovrebbero avere una terza lente e tu dovresti avere un terzo occhio». Miss Stregona continuò: «Il futuro che avrai, Elsa, sarà il futuro che tu costruirai per te stessa. È importante che tu conosca il futuro possibile che temi e il futuro possibile che speri, perché ogni giorno avrai la possibilità di fare qualcosa che ti allontana dal futuro che temi e ti avvicina al futuro che speri». «Non capisco», rispose Elsa. «Beh», disse Miss Stregona, «in entrambi i tuoi futuri possibili tu eri diversa dalle altre persone. Nel futuro che temi non avevi nessun amico perché alle persone non piaceva che tu fossi diversa.
Ma, continuò Mistregona, nel futuro che speri, tutti i tuoi amici ti volevano bene proprio perché eri diversa. Cosa puoi fare oggi riguardo a questo? Elsa pensò un po' e poi disse: forse oggi dovrei cercare qualcuno che voglia essere mio amico e smettere di preoccuparmi per quelli a cui non piaccio, perché sono diversa da loro. Questo secondo me funziona, disse Mistregona. E così Mistregona lasciò che Elsa usasse i binocoli magici ogni giorno per dare uno sguardo ai più futuri possibili, e ogni giorno Elsa imparò qualcosa in più su quello che temeva e quello che sperava per il futuro. Infatti, riuscì a decidere cosa voleva diventare e ogni giorno trovava qualcosa che poteva fare per creare il futuro che desiderava. Così creò una meravigliosa vita per se stessa, dove ogni persona che conosceva venne perché era così diversa. E voi? Cosa pensate che abbia fatto Elsa per creare la vita? E voi? Cosa farete per creare il futuro che volete per voi stessi?